Una frase che si sente spesso citare è che la mente è come un paracadute. Per funzionare deve essere aperta. D'altra parte, un celebre scrittore come Isaac Asimov sosteneva che la mente deve essere sì aperta, ma non così tanto da far cadere il cervello a terra. In ogni caso, aperta a che cosa? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome spesso per ottenere dei risultati occorre uscire dai sentieri convenzionali, occorre sperimentare soluzioni nuove e inedite, di questo parliamo stasera. Mente aperta, dicevamo. La mente aperta è normalmente considerato un tratto positivo, ma aperta a che cosa? Beh, essenzialmente aperta alle nuove conoscenze, alle nuove idee, a un modo diverso di vedere e fare le cose. E in questo senso sicuramente un tratto indispensabile per ogni persona di successo, per ogni imprenditore. Come diceva qualcuno, sui sentieri battuti non trovi i funghi. E in effetti è una delle difficoltà maggiori con cui mi scontro nel mio lavoro di trainer nella sala di corso, perché mi rendo conto che nel momento in cui propongo una qualche idea c'è immediatamente il confronto della nuova idea con ciò che le persone sanno già e, come ha detto qualcuno, di fronte a una nuova idea le persone non reagiscono cercando il modo di inglobare questa nuova idea nelle loro conoscenze, nel loro modo di fare, ma cercano di capire come continuare a fare le stesse cose di prima nonostante la nuova idea. E in effetti qualcuno ha detto che il vero problema non è ciò che non sappiamo, ma ciò che crediamo di sapere. E qui in effetti la cosa più devastante per quel che riguarda l'apprendimento, per quel che riguarda la mente aperta, è il concetto di questo lo so già. Tu proponi un'idea, le persone, siccome l'hanno già sentita, pensano già di conoscerla, ma si confonde la familiarità con la conoscenza, che sono due cose completamente diverse. A un certo punto io posso aver letto e sentito e guardato mille incontri di box, ma se non sono allenato e salgo sul ring, di solito faccio una brutta fine. Quindi la conoscenza è importante, ma se questa conoscenza non è applicata, ovviamente non ha alcun valore. Non confondiamo, e questo sì, citando di nuovo Isaac Asimov, non confondiamo la mente aperta con la credulità a tutte le scemenze che ci vengono propinate ogni giorno. Io non voglio che questa trasmissione prenda una piega ideologica, per cui non ne voglio parlare, ma è chiaro che le nuove ideologie che ci stanno propinando, specialmente quelle che arrivano da oltreoceano, che negano l'evidenza, che negano la realtà biologica dei fatti, sono destinate a creare dei problemi a livello cognitivo di cui l'umanità farà molta fatica a liberarsi. Quindi, come si diceva, mente aperta sì, ma non così tanto da far cadere il cervello. Quindi cerchiamo di rimanere ancorati alla realtà. Quello che occorre veramente fare è avere il coraggio di uscire dalla zona di comfort. Ognuno di noi viaggia in un cerchio di amici, in un cerchio di conoscenze, in un cerchio di credenze, di valori, di cose che sa fare, di cose no, e cerca di non uscire da questo tipo di zona di comfort. Mi fa venire in mente le vecchie carte geografiche, quelle medievali, che
quando parlavano per esempio dell'Africa, finché potevano, scrivevano le varie città, ovviamente con tutti i limiti della cartografia medievale, e poi quando non si sapeva cosa c'era oltre, si scriveva hic sunt leones, ovvero qui ci sono i leoni, che era un modo per dire non sappiamo cosa c'è e ovviamente non è igienico avventurarsi. Ecco. Bisognerebbe avere intanto il coraggio di scoprire dove sono i leoni. E l'altra cosa interessante che credo che ci aiuti moltissimo ad avere questa famosa mente aperta è dibattere con noi stessi, nel senso quando abbiamo questa chiusura mentale nei confronti delle nuove idee, le confrontiamo immediatamente con quello che sappiamo e troviamo mille e un motivo per controbattere. Aprite Facebook e scoprite queste guerre di leoni da tastiera dove si attaccano nei modi più incredibili ed è interessante vedere come le persone continuano a rispondersi in maniera parallela senza tenere alcun conto di ciò che dice l'interlocutore, semplicemente contestando di principio qualunque affermazione e riproponendola. Ecco, non entro nel merito, ma questo tipo di lavoro in cui siamo bravissimi, voglio dire, entriamo in contraddittorio con chiunque, beh, dovremmo avere il coraggio di farlo con noi stessi, cioè prendere le cose a cui crediamo, le cose di cui siamo convinti, le cose che sono sempre state fatte così, e cominciare a chiederci, ma questa credenza, questa convinzione da cosa mi viene? Da che fatti è supportata? Da che tipo di esperienza? Dove l'ho sentita? Chi lo dice? Con quale autorità? E riuscire a diventare curiosi, riuscire a diventare polemici nei nostri confronti. È chiaro che richiede una flessibilità mentale non indifferente, ma è l'unica chiave per espandere la zona di comfort, per scoprire che esistono modi diversi di vedere e fare le cose. Io quando sono in sala di training supplico le persone di sospendere l'incredulità per un paio di giorni, per il tempo del corso, dicendo provate per una volta a mettere da parte tutto ciò che sapete, concedetemi il beneficio del dubbio e provate a fare qui e ora quello che vi propongo. Perché se c'è una cosa, e questo quando si insegna agli adulti è veramente difficile, perché i ragazzi di solito sono come una spugna, quello che gli si dice di fare fanno, magari mugugnando, ma lo fanno. Invece una delle reazioni tipiche degli adulti quando gli si propone qualcosa di nuovo è cercare di dimostrare quanto sono intelligenti o quanto credono di essere intelligenti non facendo gli esercizi che gli propone, salvo poi dire questo corso non ha funzionato, che è come dire è come andare in palestra, non fare gli esercizi e stare col telefonino e poi dire la palestra non serve. Comunque, mente aperta, dicevamo, non apertura alle stupidaggini, non apertura a fantasie irrazionali, anche se non sappiamo quali sono, e ovviamente la capacità di distinguere le stupidaggini da quello che invece sono idee avveniristiche, e vabbè, quando è stata proposta la relatività era considerata una follia, non parliamo della fisica quantica che continua ancora ad essere oggetto di discussione, quindi tutto ciò che è nuovo per definizione incontra resistenza. Ma anche le stupidaggini meritano di essere comunque esaminate, proprio perché non sappiamo quali di queste follie, quali di queste cose irrazionali e insensate non siano proprio quelle che si riveleranno vincenti nel lungo periodo. Attenzione, sto parlando di scienza, non sto parlando di idee politiche. Quindi, mettetevi ogni tanto in questa condizione di sospensione dell'incredibilità,
Chiedetevi ogni volta che qualcuno vi dice questo non si può fare, chiedetevi un po' e se si potesse, chi lo ha detto e se, se provassimo comunque a farlo. Ciò che sto facendo tutti i giorni è veramente scolpito nella pietra o ci sono altri modi di farlo, magari più efficienti? In effetti qualcuno diceva che il successo è veramente un pessimo professore perché siccome una cosa ha in qualche modo funzionato, non tendiamo più a cercare soluzioni diverse che magari esistono e solo migliori. Quindi, ogni volta che vi trovate alle prese con un problema apparentemente irrisolvibile, chiedetevi se non esista un altro modo di guardarlo, un altro modo di affrontarlo, un altro modo di sperimentare. E magari riuscite a trovarlo. Buon proseguimento di serata.